Buonasera a tutti. Premetto che tali minovante hanno come finalità il conseguimento della totale sicurezza degli iscritti, dei familiari che accompagnano in loco i degli allievi, degli insegnanti e di chi per motivi di lavoro frequenta l'istituto privati. In riferimento all'articolo pubblicato su una testata giornalistica locale 5 febbraio scorso, nel quale venivano ancora evidenziati problemi tecnici relativi all'agibilità di una parte dei locali d'asilo Bernini, presso i quali è stato trasferito l'istituto musicale di Vasi, che impediscono l'utilizzo di tutti gli spazi messi a disposizione, che di conseguenza non permettono lo svolgimento di tutti i corsi a cui hanno diritto i 96 iscritti in quest'anno. Domando al sindaco e alla giunta se il canone d'affitto nel presunto ammontare che l'istituto Vivaldi pagherà l'asilo Bernini, cui costo sembrerebbe previsto a scomodo delle spese che saranno sostenute per la sistemazione dei locali concessi attualmente in disponibilità, sia tale il valore da riuscire a coprire le somme per lavori in base alle stime totali dei costi che già si sono resi necessari e quindi sostenuti, dei quali chiedo di conoscere la cifra e di quelli che dovranno ancora essere sostenuti. Atteso che detta modalità di scopo è stata espressa dall'amministrazione del contratto di comodato in essere, e poi da trasferirsi in quello di affitto ancora da stipulare, e che il costo dello stesso affitto assume nella situazione un valore economico importante nelle reciproche obbligazioni contrattuali con la Simonettini, chiedo di conoscere sulla base di quali parametri tecnici sia stato determinato il prezzo dell'obbligazione convenuto. Chiedo inoltre se sia stata effettuata una preventiva valutazione del rapporto tra costi e benefici del, tra virgolette, virgolettato, pericoloso spostamento dell'istituto nei suddetti locali, considerato il disagio che si sarebbe provocato agli utenti e che ad oggi ha determinato il netto calo del 29% degli iscritti, con perdita di rilevanti risorse per le mancate iscrizioni degli allievi, la quale perdita il decido mensale comporterà riflessi negativi sul bilancio dell'ente musicale, che comunque sarà con proprietà chiamato a ripianare al proprio carico con aumento del contributo annuale attuale di 70.000 euro, spesa che andrà a sommarsi al costo dei lavori svolti e di quelli ancora da effettuare per ottenere l'agilità di tutti i locali necessari, oltre ad eventuali canoni di locazione che potrebbero alla fine risultare non computabili con oneri rilevanti a carico del comune. Chiedo inoltre di conoscere se è come sia stato possibile l'8 gennaio scorso ottenere un'agilità parziale di quali locali e di quali spazi dell'edificio, a seguito della quale è stata poi effettuata la riapertura dell'istituto Vivaldi, dal momento che non ho potuto ancora prendere le misure, pur avendo presentato richiesta agli uffici preposti. Su quest'ultimo capoverso volevo un attimo aggiungere che proprio il giorno in cui ho protocollato questa mia domanda, avevo ricevuto dal funzionario degli uffici preposti una comunicazione, un messaggio nella quale mi chiedeva di recarmi nel suo ufficio con una pennetta perché i documenti che avevo richiesto da tempo non mi potevano essere inviati perché mi ha legato perché troppo pesanti. Grazie. Grazie consigliera Carboni, la parola all'assessore di Moro. Buonasera, grazie Presidente. Io rispondo per conto della collega Lia Sebastiani, che purtroppo non è presente qui perché è malata. Fa piacere, consigliere Carboni, che si preoccupi dell'incolumità dei studenti del Vivaldi, ma forse dal tenore della sua interrogazione magari non è proprio questa la preoccupazione. Noi abbiamo bene a mente il valore del Vivaldi e cerchiamo di tutelarlo come patrimonio di questa città, sia chiaro. Così come non mettiamo a repentaglio gli studenti lasciandoli andare in aule che non siano che non abbiano facilità. Questo deve essere chiaro. Io parto dall'ultima parte della sua richiesta. La diminuzione degli allievi non determina un aggravio nel bilancio del Vivaldi, in quanto la diminuzione delle entrate tariffarie è ampiamente compensata dalla diminuzione dei costi per i docenti. Quindi il Comune di San Benedetto del Tronto non sarà pertanto costretto ad aumentare il contributo ordinario annuale di 70.000 euro a favore dell'istituto Vivaldi. Quindi mi sento
di tranquillizzarlo da questo punto di vista. Per quanto riguarda il resto, io rispondo, ovviamente vi faccio da tramite, si prevede che la localizzazione della nuova sistemazione degli istituti privati presso i locali del primo piano del professor Marini è stata deliberata dalla Giunta con atto 195 del 29 settembre 2023, con il quale si fornivano gli indirizzi politico-amministrativi in relazione al trasferimento del medesimo istituto sulla base di una proposta di locazione pervenuta dal Consiglio di amministrazione del professor Marini stesso. La congruità del prezzo è stata valutata preliminarmente dagli uffici mediante l'analisi dei prezzi di mercato sulla base ONI, ossia Osservatorio del Mercato Immobiliare, della provincia di Ascoli Piceno, comune di San Benedetto del Tronto, che per i locali ad uso ufficio-negozio stabilisce in quella zona un valore minimo di €6,30 e massimo di €15 al metro quadrato per mese. Inoltre, per ponderare ulteriori proposte, l'ufficio patrimonio ha svolto un'ulteriore indagine di mercato approvando un avviso pubblico con la determinazione dirigenziale numero 1165 del 2 ottobre 2023 per ricercare un immobile di quelle caratteristiche, subito disponibile e pubblicato in una zona centrale e fruibile tramite mezzi pubblici. I requisiti previsti sono stati stabiliti da detto atto mediante il bando medesimo e i relativi allegati che sono stati pubblicati dal 3 ottobre al 20 ottobre, ad avvenuta pubblicazione del certificato non sono pervenute offerte di alcun tipo e pertanto con la determinazione dirigenziale numero 1229 del 17-10-2023 è stato approvato uno schema di contatto per i locali di proprietà della signora Marini, dando atto che con successivo atto venisse impegnata la spesa per i costi di adeguamento dell'immobile in pendenza della stipula del contratto di locazione. Il contratto di comodato è stato stipulato in data 17-10-2023 e non prevedeva canoni da versare per il nostro ente per l'uso dell'immobile, mentre nel contempo ha autorizzato il canone medesimo ad effettuare lavori di adeguamento, il comune medesimo, ad effettuare alcuni lavori di adeguamento, a quel momento già convenuti e resi noti, come adeguamento, servizi igienici, realizzazione di contro pareti in calcogesso interno per circa 100 metri quadrati, adeguamento impianto elettrico per realizzazione sia del ricambio d'aria con fornitura e posa in opera delle macchine medesime che dell'impianto di illuminazione con sostituzione dei corpi illuminanti. Il successivo contratto di locazione dovrà prevedere modalità e tempi di sconto dei lavori di adeguamento ancora al momento non definiti. Allo stato attuale sono stati approvati seguenti lavori di adeguamento secondo gli accordi già compresi nel comodato d'uso: opere di cartongesso per 12.996 euro, adeguamento di impianto elettrico per 36.000 euro circa, adeguamento normativo barriere architettoniche ingresso piano terra 4.995. A fine di eseguire un miglioramento funzionale dei locali per l'acustica è stato poi approvato con determinazione dirigenziale 1291 del 26-10-2023 un intervento non compreso nel comodato d'uso, ma autorizzato come intervento straordinario di inserimento di pannelli acustici a parete e a soffitto per un importo di €24.000 euro più IVA, eseguito dalla ditta specializzata Sound Lab Tecnologia. Riguardo lo sconto dei lavori previsti già nel comodato d'uso, le modalità verranno, come detto, stabilite nel contratto di locazione, ma normalmente trattandosi di contratti di durata pari a 6 anni, l'importo viene detratto in rate annuali o semestrali, pari ad un importo costante diviso per le 6 annualità. Al momento i costi di adeguamento già preventivati e scontati sono pari ad €52.114 e non superano il valore del contratto di locazione complessivo stabilito in €37.848. Al momento si prevede uno sconto annuo di €9.852. In relazione ai costi che dovranno essere ancora sostenuti non si è in grado di stabilirli anticipatamente, ma comunque ora si trattasse di manutenzione straordinaria e ulteriori adeguamenti messi a norma sarebbero a carico del proprietario e non dell'affittuario. Infine, in relazione alla valutazione del rapporto costi-benefici tra lavori pubblici e patrimonio al momento della proposta di locazione ricevuta, oltre alla congruità del prezzo di affitto, ha svolto una preliminare valutazione dei lavori necessari che, come sopra detto, hanno portato alla stesura del contratto di comodato che già prevedeva una prima tranche di lavori che comunque dovessero essere previsti
per l'insediamento dell'istituto musicale di Bari. Nello stesso momento sono stati quindi valutati tempi e modalità che in linea di massima hanno potuto permettere di svolgere l'attività dell'istituto musicale almeno del 60% degli spazi a disposizione fino alla fine del mese di ottobre ad oggi, con l'interruzione per le festività previste anticipate dovuta al ritiro della civiltà originariamente consegnata dalla proprietà dell'immobile, ma poi non confermata ed oggetto di successiva integrazione avvenuta nelle scorse settimane. Grazie. Grazie, Assessore Gabrielli.